Buonaventura, buonasera dallo studio centrale di TV6. A distanza di un mese esatto, sabato tornerà il campionato di Serie C. Il Pescara all'Adriatico affronterà l'Aquila Montevarchi. Mentre tra 15 giorni precisi, il 31 gennaio, si chiuderà anche la sessione invernale di calciomercato. I nostri ospiti, saluto e ringrazio l'agente dei calciatori Carlo Di Renzo. Buonasera e grazie per essere Buonasera a nel nostro voi. studio. Buonasera. Ritrovo con piacere l'ex difensore del Pescara Davide Vitturini. Buonasera Vitturini, grazie per essere qui Buonasera a con noi. tutti, Il grazie. nostro compagno di viaggio Totò De Leonardis. Buonasera Buonasera. Buonasera. Totò, è un piacere rivedere nel nostro studio anche l'ex attaccante del Pescara, ora allenatore Dario Di Giannatale. Buonasera Dario, ben rivisto. Buonasera e grazie per E l'invito. poi con noi c'è Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, manca all'appello il nostro campagnaro sempre infortunato Francesco Di Francesco, questa volta l'infortunio è leggero, tornerà disponibile lunedì prossimo. In studio con noi come sempre Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. Un ringraziamento a Maurizio Daguin, regia, a Loris Bennato alle telecamere. Partiamo subito da Andrea Costantini perché oggi è giornata anche di posticipi in Serie A, novità anche sul fronte allenatori. Assolutamente sì, si sta giocando al Franchi Fiorentina Genoa 0-0 il parziale. Alle 18:30 si sono giocati due match particolarmente importanti. Il Napoli ha vinto a Bologna 2-0, poi c'è stata la inopinata sconfitta del Milan a San Siro contro lo Spezia, con un finale contraddistinto da un episodio che farà tanto discutere: il gol annullato a Messias sull'1-1, e poi è arrivato il gol partita di Gyasi per lo Spezia. Sempre per quanto riguarda la Serie A, è arrivato oggi l'esonero ufficiale del tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa. È una staffetta tutta abruzzese perché al suo posto arriva Marco Giampaolo. Manca soltanto l'ufficialità che arriverà però nelle prossime ore. Dunque, Giampaolo torna alla Sampdoria al posto di D'Aversa. A te. E prima di parlare di calcio con i nostri amici in studio, questa sera vorrei aprire ricordando una figura del calcio pescarese che ci ha lasciato negli ultimi giorni. È venuto a mancare Gino Tagliolini, ex mezzala del Pescara nel 69-70 con Mario Tonto Donati allenatore. Tagliolini era molto conosciuto qui in Abruzzo per i suoi passaggi da calciatore sia nel Pescara sia nell'Angolana, poi anche nell'Accademia Biancoazzurra. Oggi il cordoglio della città, tanti amici, tanti appassionati di calcio ai funerali che si sono tenuti presso la chiesa di Sant'Antonio. Se ne va una figura un po' particolare, un po' amico di tutti, un piede fatato come pochi, era citato come la pantera. Ecco, vedete questo video, però vorrei che la regia mandasse in onda proprio anche l'audio di questo suo modo di concepire il calcio. Sentiamolo un attimo. La classica cosa per non scappare, per non scappare. Invece dopo il fuoriclasse fa come gli pare, capito? Gli viene e se la alza gli fa che non è quello che Una vuole. squadra, come sono i Te la metto là, tu vai, hop, vai, l'ho detto, andato adesso. là, ho fatto il Come è no. stato trovato ha Per non fare fatto avvicinare il difensore, Per lui il calcio era gioia, musica, estate, amore, un abbraccio ovviamente familiare. Vorrei che il Totò De Leonardis ci ricordasse così Gino, che era uno che amava il calcio fuori da tutti gli interessi, un pescarese vero. Ma io ho scoperto Tagliolini quando avevo 10-11 anni, veniva dopo lavoro ferroviario, noi giocavamo a basket, lui stava a bordo campo e col suo pallone faceva 50-60 palleggi in fila, cioè, Un io, la cosa che giocoliere. non ho mai dimenticato. Ma poi voglio dire, l'hai descritto benissimo tu, tra l'altro tecnicamente, tra l'altro in particolare. Lui con l'Angolana fece gol proprio al Pescara nel 72-73, anzi fece gol a Peppe Ventura che poi sarebbe diventato suo cognato. Devo fare una piccola correzione perché oggi è uscito il tabellino di questa Non partita, c'era non viene Peppe. riportato il nome di Tagliolini, però crediamo che sia No, no, stato proprio un è un errore della errore, stampa, io c'ero. perché era una mischia e il gol Sì, fu realizzato il gol è da stato suo, Gino tra l'altro Tagliolini. il particolare è proprio che ha fatto Certo, gol a Ventura che poi certo. sarebbe diventato suo La sua cognato. frase era: "E vai, E vai, e e vai". vai. No, tra l'altro, un abbraccio alla famiglia di una Gino figura Tagliolini. indimenticabile, bravo.
Allora, è tornato invece qualche ora fa da Roma proprio Carlo Di Renzo, agente del calciatore. Oggi una trattativa importante, il passaggio di Surricchio del Teramo alla Roma. Credo che sia il primo 2006 ad esordire in campo professionistico. Il secondo in tutta la storia del calcio italiano, di tutti i tempi, diciamo. Come è andata questa trattativa? Bene, è stata una grossa disponibilità da parte del Teramo di chiudere la cosa. E era una cosa su cui stavamo lavorando già da più di 10 giorni. E oggi c'è stato, diciamo, domani mattina ci sarà l'ufficialità, oggi sono state le firme, lo scambio di documenti e quant'altro. Beh, andare alla Roma è stato un bel passaggio. È un grande passaggio, verrà aggregato con i ragazzi di un anno più grande di lui. E comunque il settore giovanile della Roma era insieme a quello dell'Atalanta. Poi Mourinho è uno che crede nei giovani, quindi chissà. Sì, vabbè, ancora presto, stiamo parlando del 2006, c'è ancora un po' di tempo. Però una bella soddisfazione, per tutti, sì, per tutti. E finisce così anche questa telenovela, era diventata quasi una telenovela. Sì, il ragazzo aveva bisogno di giocare, purtroppo la classifica del Teramo non gli permetteva di giocare in prima squadra, il campionato di primavera erano rimaste 4 partite, quindi è andata bene così per tutti. A te, Dario, la Roma non ti ha mai cercato quando eri calciatore? No. Quale squadra hai sfiorato in Serie A importante? Forse il primo anno che feci 8 gol quando arrivai con Oddo, qualche squadra di Serie A. Io avevo come procuratore Di Ippolito, Vincenzo. Sì. Mi disse c'era qualche squadra di Serie A fattibile. Poi sai che i procuratori vanno dove c'è il dio denaro. Hai rifiutato tu, no? No, rimasi qui a Pescara perché buonanime di Scibiglia cercò un po' di soldi. Io arrivai qua a Pescara col parametro di 167 milioni. A quei tempi mi sa che cercò qualche miliardo, non valevo tutti quei soldi. Sono passati alcuni treni, però dopo. Poi il papà del mister di Oddo, Francesco, andò alla Reggiana e mi voleva portare a Reggiana e portò. Stava Vecchiola, si prese Vecchiola. Vecchiola. E io rimasi lì con Deglio Rossi. A volte nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna. Comunque hai avuto grandi allenatori, Franco Oddo, Deglio Rossi. La Reggiana può far vedere un attimo di Amarcord, qualche tuo gol. Qual è quello che ricordi di più tra i gol realizzati, soprattutto in quella stagione? Con Deglio Rossi, anche con Franco. Io mi sono trovato benissimo. Questo forse è la tripletta che feci con l'Ancona. Sì. Forse il fatto anche dei gol di testa, strano. Strano. Beh, però erano gol di. Non questo, ce n'è uno al limite dell'area. Forse questo è il secondo, questo che faccio lo stop al volo di petto. Sì. Non è che ne ho fatti tanti, perciò me li ricordo. Vabbè, quell'anno. Questo qua, stop. Bello questo. Capitò, mi presi anche il rigore, potevo fare 4 gol e poi il mister fece tirare a Margiotta. È stata l'unica tripletta questa con il Pescara. Sì, col Pescara sì. Che anni sono stati per te? Bellissimi, l'ho vissuto venendo a Pescara, diciamo si è realizzato un sogno, che venire a Pescara per un abruzzese è il massimo. Una cosa indescrivibile, ogni partita per me iniziava il giovedì, me la sognava già dal giovedì le partite, quindi arriva la domenica non carico di più. Mentre continuiamo a vedere questi gol, manca un po' questo spirito nei giovani di oggi, Carlo? No, guarda, io mi ricordo, ero piccolo quando andavo a vedere le partite di Dario, mi ricordo che lui aveva sta grinta, sta cattiveria che oggi spesso è una cosa testa, che non trovi nei ragazzi di questo oggi. Scusa, Carlo, questa fu la prima partita in Serie B con Rumignani. Arrivo, io non dovevo giocare, Rumignani giocava sempre con la punta per il pareggio. Io arrivai qualche 5-6 giorni prima e quello il mister non mi disse niente, fece la formazione Dario numero 11. Io entro poi svenivo, non me l'aspettavo. Mamma mia, mi tremavano le gambe, non mi scorderò mai, spogliatoio sotto passaggio in campo, tremavo come una foglia. La prima palla che mi capita contro la Lucchese, faccio gol e poi purtroppo la partita perdemmo 3-1, però emozione indescrivibile. Dicevi, Carlo? No, dicevo che manca tanto quella fame, quella grinta che aveva Dario quando giocava. In tanti calciatori adesso hanno tutti i calciatori, vengono serviti e riveriti e quindi spesso viene a mancare qualcosa. Fame che non manca invece a Davide Vitturini, nonostante c'è questo momento in parcheggio. Vitturini che, pensate, fino a 5 anni fa era nel giro anche dell'Under 21, quindi promozione in A con Oddo, poi 3 partite in Serie A con Sampdoria, Juventus e Roma, correggimi se sbaglio, è marcato anche Mandzukic a Torino contro la Juventus, poi questo è il calcio, d'altronde non sei l'unico,
si presentano delle situazioni un po' negative: Pescara, Carpi, Carrarese, Feral Pisalo, Teramo, e poi c'è la fine di un contratto che ovviamente ti sta un po' condizionando. Ma parliamo anche del tuo passato, perché il passato non è che bisogna dimenticarlo, esiste, e quindi elementi validi come te poi avranno anche un futuro. Tu sei cresciuto con Massimo Oddo, poi Iervese, sono stati questi gli allenatori che ti hanno dato più soddisfazioni. Il momento più bello resta forse l'anno della promozione in A con Oddo, quando tu sei entrato in un momento delicato e hai disputato 7-8 partite di seguito, risultando determinante. Sì, sì, sicuramente i tre allenatori più importanti che ho avuto qui a Pescara sono stati Felice Mancini, Iervese e appunto Massimo Oddo. Prima in primavera e poi quell'anno bellissimo della Serie B, dove c'era anche il mister di Gianatale, che fu un anno bellissimo perché giocai tante partite trovando anche un po' di continuità. Fu una soddisfazione enorme poi vincere alla fine il campionato in quei playoff a Trapani. Non dimenticherò mai le emozioni che ho vissuto quell'anno con lo stadio pieno qui a Pescara, come diceva il mister di Gianatale prima, per un ragazzo di abruzzese, di Pescara. Forse non c'è soddisfazione più bella di vincere un campionato a casa propria, la maglia della propria città, certo. Davvero, quelle sensazioni non le dimenticherò mai. E l'esordio in Serie A? L'esordio in Serie A uguale. È stato, diciamo, un continuo un crescere di belle sensazioni che porterò per sempre con me e che purtroppo adesso le rivivo anche da fuori, stando un po' in questa situazione che spero si risolvi presto. E poi le altre esperienze in B, in C, quante responsabilità ti dai tu personalmente, perché tu sei un ragazzo intelligente, onesto, quindi forse pensi di aver sbagliato qualcosa, oppure sono le varie situazioni del calcio che sono state un po' controproducenti? No, ci sono sempre dei meriti e delle colpe anche un po' personali, sinceramente, certe scelte che si fanno sbagliate, anche non dico degli atteggiamenti, ma magari qualche volta nel poter fare qualcosina in più nel momento in cui si ha l'occasione di poterlo fare. Però non mi recrimino niente, rivedere queste immagini è davvero fantastico. Io spero soltanto di poter rimettere presto piede in campo e dimenticare questo momento, che purtroppo fa parte anche di una crescita personale, perché appunto in questi momenti si ripensa anche a quello che si è sbagliato e che se ci sarà mai l'opportunità di non sbagliare in futuro. Ecco, qui abbiamo un agente dei calciatori che sta riscuotendo sempre più successo. Anche lui ha fatto una gavetta importante, fa parte ora della scuderia Palomba, perché molte volte i calciatori, quando restano senza squadre, addebitano delle responsabilità anche ai propri procuratori. Può essere come non può essere, che dipende ovviamente dal procuratore, ma che percentuale tu che rappresenti questa categoria puoi dare di responsabilità ai tuoi colleghi, così in generale? Guarda, un pizzico di responsabilità c'è sempre da parte di ognuno, quindi non è che sicuramente anche noi facciamo gli errori. Secondo me chi è che determina la carriera di un calciatore è l'allenatore. Gli allenatori sono quelli che ti danno la maglietta e sono quelli che ti fanno sentire il giocatore. E secondo me sono loro che incidono per la maggior parte della carriera del calciatore. Il procuratore può incidere, ma per un 10%, per un 15%. Incide dove? Dove hai quelle 3, 4, 5 possibilità e puoi scegliere. Lì la gente deve essere bravo a scegliere, ad anteporre sempre prima il ragazzo e mai... Ma com'è possibile, non perché sia qui in studio, che un ragazzo che 5 anni fa era nel giro dell'Under 21, quindi ha esordito poi in Serie A soltanto 4 anni fa e ora rischia di trovarsi fuori anche dal giro della C? Se mi chiedi a me, io ti rispondo per quello che penso io, però certo, poi magari certo, il mio pensiero è sbagliato. Secondo me lui ha sbagliato. Il primo passaggio, quello del Teramo, è stato il passaggio, l'errore più grave per un ragazzo che esce dal primo Pescara. Primo passaggio o l'ultimo al Teramo? Il primo passaggio, okay, a Teramo. È stato il passaggio secondo me più sbagliato di tutti. Perché quando vieni da Pescara non devi mai andare a Teramo. Se vieni da Pescara devi uscire fuori dalla tua regione, perché per un giocatore del Pescara andare a Teramo è un declassamento. Però purtroppo
La verità è che poi giocare a Teramo ci vogliono gli attributi come per giocare a Pescara, la stessa cosa. Sei giovane, stai nel giro della nazionale, ti pensi che magari in quel momento ti senti già giocatore, mentre invece ti accorgi oggi, in questi momenti, che forse lì potevi dare qualcosa in più. Forse se io fossi stato l'agente in quel momento di Davide non l'avrei mandato sicuramente però a Teramo dopo, perché aveva altre però scelte. Però dopo ci sono aveva state altre sai, poi non lo seguo io, quindi ci vuole la quotidianità del giocatore, poi è una cosa diversa vedere nei momenti di difficoltà chi gli è stato vicino, chi non gli è stato vicino, chi gli ha fatto fare magari una scelta diversa. Io dico sempre che preferisco che un calciatore vada a giocare in una squadra con meno blasone, con meno pressioni quando si è giovani, perché meno pressioni hai, meno blasoni hai e più possibilità hai di fare le partite. E quando fai le partite prendi sicurezza, fiducia e puoi diventare... Qual è la scelta più sbagliata che è stata fatta secondo te? Poi non ne parliamo più perché bisogna guardare al futuro, sei giovanissimo ancora. Quindi. Per me la scelta più sbagliata è stata Carpi dopo l'anno di Serie A col Pescara. Perché Carpi in B, giusto? Carpi in B. In prestito dal Pescara in B, sì. È stato lo sbaglio più grande perché il Carpi non aveva nessun interesse nel farmi giocare, anche se c'era un riscatto abbastanza basso, ma secondo me quello è stato l'errore più grande. Avrei potuto fare una scelta diversa, magari sicuramente scendere di categoria, come diceva giustamente Carlo, e andare in una squadra senza pressioni, con meno pressioni in serie C a giocare con continuità. Questo, avrei potuto fare questo sicuramente. Dario, quell'anno quanto vi ha dato Vitturini l'anno della promozione? Tantissimo, io poi Vitturini l'ho ritrovato qualche anno fa a Fano, è un ragazzo che me lo porterei sempre dietro, serio, attento, un ottimo giocatore. Ci fu un aneddoto, Davide, non so se mi ricordo, contro l'Avellino, una partita delicata, giocasti tu a destra. No. Non c'erano difensori, in emergenza, esatto. Non ci avrebbe scommesso nessuno la vittoria del Pescara, e giocò lui a destra, vero? Sì. E Ventola a sinistra, la partita, noi entrammo sperando di riportare un pareggio. E da là, da quella vittoria, con Aresti in porta, che fece una grandissima partita. Quella partita ci diede il là per arrivare in Serie A e lui fu molto attento in quella partita, dimostrò tutto il suo valore e la serietà come giocatore. Totò. No, io la domanda che mi faccio e che faccio anche a lui è perché Vitturini è andato via da Pescara? Cioè, la cessione anche in prestito al Carpi e poi dopo non so come è stata risolta la questione. Vitturini dopo quell'esordio era veramente il difensore emergente, cioè io credo che sia stato uno spreco allucinante. La responsabilità maggiore non sono scelte sue, io non credo che abbia chiesto lui di andare a Carpi o di andare poi a Fano e via dicendo. Ma ti riferisci quando ha firmato col Ferro al Pisalò? Alla fine, cioè secondo me non era, voglio dire, la società normale, Vitturini lo tiene, l'anno dopo gioca più partite, ma non aveva senso, cioè rinunciare a un giocatore di così per quale vantaggio, quale profitto, voglio dire. A me mi sembra che sia stato uno spreco, uno dei maggiori sprechi che ha fatto la società Pescara nella sua storia, a mio avviso, il mio parere, voglio dire. Stiamo parlando di tante situazioni, poi entreremo nel vivo anche del Pescara, perché sempre Carlo Di Renzo ha la procura di un altro elemento che si può mettere in mostra. Parliamo di Fagioli dell'Ancona. Parliamo di Fagioli perché è abruzzese, non perché giochi nell'Ancona. Il terzo 2000 che ha realizzato più gol dopo Vlaovic e l'attaccante del Catania, se non vado. Moro. Sì. E quindi Fagioli è un uomo mercato. È un uomo mercato che si sta avvicinando al Vicenza. Una buona trattativa. Dovrebbe andare, siamo quasi addirittura d'arrivo, dovrebbe andare a Vicenza rimanendo ad Ancona fino a fine dell'anno. Trasferimento adesso però... ritorna poi in prestito. Ecco, questo è un caso all'incontrario. Lui non giocava prima a Pescara, a Teramo, Castelnuovo, ora è esploso nell'Ancona. C'è una cosa che riferita anche al discorso di Davide prima, no? Allora, se io sono l'agente di Vitturini, sì. Io personalmente parlo e poi ognuno lavora a modo suo. Però se sono l'agente di Davide, so che Davide è uno specifico a 3 della difesa a 3. Vado a cercare in Italia tutte le squadre che giocano a 3 e propongo il giocatore di tutte le squadre che giocano a 3. Non vado, cerco di mettere il giocatore nelle condizioni migliori. Questo è successo con Fagioli. Fagioli veniva da 2 anni che faceva l'esterno,
io ho cercato di trovare prima un club di D che cercasse di farlo giocare attaccante centrale, sì, ed è successo a Castelnuovo, e da lì il ragazzo si è messo in ha avuto la sua visibilità e poi è andato ad Ancona, ed Ancona sta continuando in quel ruolo. E quindi ci fai capire che il ruolo dell'agente diventa determinante per queste situazioni, per la scelta. Sì, è importante, però poi in campo va sempre, certo, il giocatore. Però bisogna indovinare la scelta. Bisogna indovinare la scelta. Quando hai di fronte delle scelte, qui è stata brava anche l'Ancona perché ci ha creduto sul giocatore quando non è nessuno. Quindi l'allenatore che ha individuato anche l'allenatore ruolo... fa sempre differenza. L'allenatore è particolarmente bravo. Poi parliamo bravo di allenatore, perché... Ma là è stato bravo anche il direttore sportivo. Il direttore sportivo è stato bravo a crederci. A crederci. E l'allenatore è uno che con gli attaccanti Mitchell sta dimostrando che negli ultimi 2-3 anni... Mitchell è un uomo molto attento, preparato, assolutamente. Quindi sta facendo bene lì. Tra una materia. Bella coppia, Mitchell con la Vitto, che sono abruzzese, quindi quando escono dalla nostra regione ci fa sempre piacere. È uscito dalla nostra regione invece un elemento del Pescara che ha risolto il contratto negli ultimi giorni. Parliamo di Mirko Valdifiori, che abbiamo in diretta e che ringraziamo. Buonasera Mirko, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Noi così ti vogliamo coinvolgere proprio perché stai lasciando questa città, una città dove tu non hai avuto la possibilità di esprimerti al meglio, ma senza far polemiche, perché tu sei stato un professionista esemplare dal primo giorno fino all'ultimo. Cosa ti lascia questa esperienza di Pescara? Ma buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Sicuramente è normale che, come ho detto, in campo speravo di lasciare un ricordo migliore, però anche in questi giorni ho ricevuto tanto affetto. Magari ho lasciato un ricordo come uomo, come un ragazzo che anche in questi ultimi 6 mesi, nonostante ha sofferto a non giocare, ha cercato lo stesso di aiutare i ragazzi, di aiutare il gruppo e di fare sempre il bene del Pescara. E anche in questa scelta che ho fatto, ho provato in questi 6 mesi magari iniziali a vedere se si poteva cambiare magari un'idea tattica che ho sempre rispettato di mister Auteri, però ho visto che giustamente lui ha deciso di portare avanti le sue idee, quindi non aveva neanche senso secondo me continuare, è giusto farsi da parte, anche perché magari, come ho detto anche in questi giorni nelle interviste, anche magari tenere un posto in lista si libera un posto, anche perché magari può arrivare un ragazzo che può servire al Pescara in questo suo progetto. Ecco, la tua serietà, la tua professionalità sono state sempre messe in risalto un po' da tutti, hai rispettato le idee, come dicevi poc'anzi, dell'allenatore, della società, però certo dà fastidio per uno che ha una carriera come la tua alle spalle non aver avuto la possibilità, ecco, di dimostrare ancora qualcosina, anche se c'era poco da dimostrare visto quanto hai fatto in passato. Sì, come ho detto, ero partito anche forte in ritiro, infatti l'aveva anche, anche mister Auteri, mi ricordo che era rimasto sorpreso, anche in qualche intervista aveva detto appunto che magari aveva trovato un Valdifiori che magari l'aveva un po' anche sorpreso, che ci avevo dato il massimo, poi dopo magari durante un campionato, dopo quando devi fare delle scelte su dei giocatori, le scelte sono state fatte, sono ricadute su altri giocatori, però mi dispiace perché ho detto ero rimasto perché a Pescara ero legato, anche perché mi sentivo un po' in debito con l'anno precedente e quindi anche il fatto anche del mio silenzio in cercare di aiutare anche per quello, perché poi quando riconosci magari sai che vieni da una stagione in cui le cose sono andate male, non puoi neanche pretendere, devi cercare di lavorare. Che gruppo lascia Valdifiori? Non ho capito, scusa. Che gruppo lascia sia a livello morale sia a livello tecnico? Ma a livello morale è un gruppo veramente affiatato, è un gruppo che anche quest'anno quando abbiamo attraversato quel mese di difficoltà che non venivano i risultati è sempre rimasto unito e affiatato. Poi secondo me adesso è un gruppo che nelle ultime settimane si è anche ripreso sotto il profilo dell'identità, ha trovato la sua identità magari ancora con i risultati che poi sono quelli che ti danno anche le convinzioni, le certezze, e quindi secondo me potrà fare un bel girone di ritorno perché c'ha dei grandissimi giocatori per la categoria, era partito, cioè eravamo partiti
per magari fare un campionato diverso insieme alla Reggiana e al Modena. Purtroppo loro sono andate troppo forti in quel mese che noi abbiamo avuto un po' di difficoltà. Ti faccio salutare da due nostri ospiti fissi che ogni settimana chiedevano: ma perché non gioca Valdifiori, ma perché non gioca Valdifiori? Totò e Riccardo. Totò. Ciao, buonasera. Buonasera, salve. Intanto ti faccio i complimenti per come sei uscito di scena, insomma, da gran signore, voglio dire. Credo che tu non abbia avuto un trattamento corretto da parte degli allenatori che hai avuto, perché non avere nessuna occasione, credo che tu sia stato trattato correttissimo nell'allenamento e via dicendo. Non so se c'hai un pizzico di rabbia che tu non traspare, se ce l'hai, voglio dire, perché sicuramente non ti senti un calciatore finito e non te lo sentivi prima di arrivare a Pescara. Cioè, ricordiamo che alle richieste di Siena, Piacenza, poi non so se esatto. Ce ne sono altre. Però hai avuto quest'anno addirittura niente, l'anno scorso pochissimo, insomma. Ma adesso magari l'anno scorso, guarda, ti dico, è stato un'annata un po' travagliata, tanti cambi di allenatore, tante situazioni, anche Valdifiori poteva dare di più magari in alcuni frangenti, però quest'anno sì, è andata così, ripeto, non voglio colpevolizzare nessuno, dispiace, la rabbia e la voglia di giocare ce l'ho, come ho detto, anche perché il presidente Sebastiani era stato anche gentile se volevo magari iniziare anche un'avventura come allenatore o post carriera, e mi aveva offerto anche se volevo appunto rimanere a Pescara, anche per questo rapporto che ci avevo io con Pescara, con la dirigenza, con tutti. Però tu vuoi giocare ancora? In questo momento sì, poi ti dico sinceramente, se dovessi finire dopo una carriera che sono partito dal basso, sono arrivato in alto, e finire con gli ultimi 6 mesi così senza giocare, un po' mi dispiacerebbe, per rovinare un po' la mia carriera. Sono riuscito Riccardo a fare qualcosa. Buonasera Mirko, onestamente non mi capacito di una cosa. Cioè, come una persona del tuo livello, e noi sappiamo tutti a che livello hai giocato, sappiamo tutti i piedi che hai, e visto anche il livello della Serie C, che diciamo che è un livello non altissimo, sicuramente non il tuo, come tu non possa aver, così, come non possano aver provato almeno una partita, qual è questo grandissimo schema che l'allenatore non può adattare a un giocatore con le tue caratteristiche? Perché tu non sei un giocatore, un ragazzino, sei un giocatore con una certa esperienza, con dei piedi veramente da giocatore di Serie A. In una Serie C del genere, come non ti possa essere stata data una possibilità, di dimostrare... Però torniamo sempre al solito discorso, lui era disponibile, aspettava la chiamata. Appunto, ma io domando, ma perché? Cioè non si dà a un tuo livello, che non parliamo di un livello ottimo, la possibilità. Io guarda, quello ti posso dire, magari sai, quando giocava 3-4-3 il mister magari preferiva due giocatori più dinamici, magari in quel momento che siamo passati a 3 ci ho sperato anch'io di poter magari provare a dire la mia, poi come hai detto giustamente te, almeno provare, però si vede che le idee in testa erano altre, ripeto, non voglio... è andata così purtroppo, io mi sono allenato alcune volte, non lo nascondo, mi sono allenato anche pur di allenarmi anche in dei ruoli, magari mi allenavo in difesa, cioè per stare aggrappato al gruppo, e quello che io ho dimostrato sempre è che ci tenevo, poi ripeto, ogni allenatore fa le sue scelte come ho sempre detto, e lui ha preferito altre scelte, ma... lo rispetto e amen, che devo dire, purtroppo è andata così. Un saluto a chi ti ha stimato e ti continuerà a stimare, alla città di Pescara, ecco, questo è anche il senso di questo collegamento. Guarda, come ho detto all'inizio, li ringrazio per il tanto affetto che ho ricevuto, che anche l'altro giorno ho postato un saluto su Instagram e mi sono arrivati veramente tanti messaggi di affetto, quindi il fatto di aver lasciato un segnale almeno come uomo, che sono stato apprezzato, questo mi fa piacere. Poi prima parlavamo di rabbia, quello che ho magari un po' di rammarico, perché in una città come Pescara, per come mi sono trovato, se vivevo le annate da protagonista, per me sarebbe stato, cioè chiudere la carriera lì sarebbe stato bellissimo, però purtroppo nel calcio a volte le cose, sia per colpa dei giocatori, in questo caso me, sia per altre dinamiche come sono successe sotto il profilo tecnico, purtroppo non è andata così, però io gli faccio tutto in bocca al lupo, perché tengo ai miei compagni e spero veramente che tramite i playoff possano arrivare in Serie B.
Ed è un bocca al lupo che ovviamente giriamo a te per il proseguio di questa carriera speciale che hai avuto. Ti ringraziamo per quello che hai fatto e anche per questo saluto ad una città che ovviamente ti ha apprezzato per tanti motivi. Grazie ancora Mirko Valdifiore e in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. Grazie a tutti, crepi il lupo, buona grazie. Serata, arrivederci. E al posto di Valdifiori si è liberato una casella nella rosa del Pescara di De Risio, che è stato ufficializzato proprio oggi dalla società biancoazzurra. De Risio rappresentato anche da Carlo Di Renzo. Che giocatore arriva? Un giocatore che mancava nel centrocampo del Pescara, è un equilibratore, è un calciatore che ha tutte e due le fasi, ha una buona struttura fisica, conosce a memoria il credo dell'allenatore, avendoci giocato diverso tempo sia a Catanzaro che a Bari, quindi penso che sia il calciatore che mancava al centrocampo del Pescara. È stato utilizzato poco in questa fase iniziale della stagione, però le condizioni sono buone. Anzi, sì, potrebbe, sì, no, potrebbe già giocare sabato sì, in casa. Sì, lui si è allenato sempre dall'inizio dell'anno, poi un fisico abbastanza asciutto, non è uno che si lascia trasportare. E a Bari era fuori dal progetto tecnico all'inizio, poi è stato richiamato. E addirittura è l'uomo che mancava? Ma questo... Scusaci, perché non è arrivato in estate e arriva ora? Ma sai, ci sono le condizioni contrattuali, ci sono diverse cose, non è facile quando devi fare un calciatore. Lui aveva un contratto importante nel Bari, ha un altro anno in casa di Serie B, adesso insomma non era facile. Adesso in questo mercato si è trovata la soluzione che andava bene per tutti. Prima di andare in pubblicità, Dario, hai saputo di Giampaolo? Tu lavoravi con Federico Giampaolo, il fratello Marco oggi è la Sampdoria, ma tu non sapevi nulla? O Federico non sapeva nulla? No, forse è una questione di scaramanzia, l'ho sentito 15 minuti fa prima della trasmissione, gli ho detto ma è vero che Marco va alla Sampdoria, così se c'è la possibilità andiamo a trovare, vediamo qualche stadio di Serie A. Sta ancora lì in trattativa per una questione contrattuale, poi mi avete detto in trasmissione. Sì, è stata risolta, Andrea, la problematica era per i due anni successivi, vista la condizione della società, però è tutto risolto anche se manca solo il sì, comunicato, ma oggi abbiamo parlato con Marco. Allenamento diretto dall'allenatore della Primavera, può essere che domani lui non possa andare subito in panchina nella gara di Coppa a Torino contro la Juventus, però poi dal campionato sarà lui a dirigere la squadra. Da un abruzzese all'altro, ci dispiace sì. Per Roberto D'Aversa e torna in pista Marco Giampaolo. Invece Federico all'Aquila le cose, vogliamo parlare solo un attimo, sì, so sì. Che brutta esperienza. No, un'esperienza molto positiva, una società che ci ha accolto alla grande, non ci ha fatto mancare niente, purtroppo le cose poi non sono andate come ci aspettavamo, poi giustamente chi paga è sempre l'allenatore, però non ci possiamo lamentare di niente perché è una società forse un po' troppo giovane, anche loro devono fare delle esperienze, giustamente poi se non stavi prima è stato un fallimento, noi stavamo terzi, quindi... Però, piazza esigente è diventata, sì, molto una società esigente. Che ha investito molto. Sì, no? Sì, giustamente ha investito molto e non essere primi è stato un fallimento, quindi a un certo punto chi paga è l'allenatore. Sono tanti gli argomenti che affrontiamo questa sera, qualche giorno fa c'è stata l'esclusiva del nostro Andrea Costantini con il presidente Sebastiani, un'intervista che poi è stata riportata anche da altri organi di informazione. Abbiamo preso solo due momenti, uno parla di mercato, uno della situazione societaria, sul mercato ovviamente Galano e Rizzo sono gli uomini che preoccupano maggiormente per liberarsene. Vorrei avere un commento da Carlo Di Renzo, problematiche che stanno un po' condizionando il lavoro della società? Sicuramente, però penso che alla fine Galano, essendo un attaccante, tutte le squadre cercano attaccanti, quindi penso che quella di Galano non si risolva a breve, insomma. Quella di Rizzo è un po' più complessa. Galano ti sorprende che nell'ultimo anno e mezzo ha avuto difficoltà qui a Pescara? Ma magari evidenzia un po' il fatto, il problema caratteriale diciamo di Christian, che deve sentirsi sempre un po' coccolato, ma non si discutono le sue qualità da giocatore perché davvero in Serie C è uno di quelli che può fare davvero la differenza da fermo, quindi dispiace anche questa situazione soprattutto per i tifosi, però sicuramente non avrà problemi a trovare squadra. Ne parliamo tra un attimo, andiamo a sentire cosa ha detto il presidente su Galano e Rizzo, ai microfoni di Andrea Costantini.
per Galano e Rizzo sia un discorso completamente diverso da tutti gli altri, perché Rizzo è arrivato voluto fortemente da noi, è arrivato e credo che probabilmente non aveva la testa giusta per essere qui, perché uno che fa quello che ha fatto Rizzo nelle ultime 10 partite credo che veramente debba essere richiamato al dovere, perché non si può fare quel gesto che ha fatto nella partita dove è stato squalificato per 4 turni, non si può arrivare in ritardo dopo 9 giorni di vacanza, quindi è giusto che si trovi una collocazione. Galano purtroppo, ne parliamo da giugno, la sua volontà è stata sempre quella di andare via, però ecco, il giocatore dovrebbe capire o accettare qualsiasi cosa, perché se vuoi andare via devi accettare qualsiasi cosa, oppure devi capire quello che c'hai e quello che non c'hai. Io credo che un giocatore come lui, se si fosse messo nella condizione di fare il suo e magari aspettare o la scadenza del contratto a gennaio in un'altra maniera, probabilmente oggi avrebbe la fila per quelle che sono le qualità di Cristian. Ma il Pescara è nelle condizioni di poter dare anche un piccolo incentivo, diciamo così, all'esodo, o si tratta della volontà del calciatore di abbassare un po' le pretese, perché immaginiamo che certi contratti anche in B ora non si possono più firmare in piena pandemia? Ma per quanto mi riguarda posso assicurarti che per me rimarranno qui tranquillamente, gireranno il campo per tutto l'anno, perché non c'è mai stata nessuna volontà della società di mandarli via, e lo sapete bene. Se uno vuole andare via poi deve avere anche le palle per fare delle scelte. Gireranno il campo? Un attimo, ne parliamo dopo. Riccardo, andiamo in pubblicità, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:44, allora Andrea Costantini, intanto abbiamo aggiornamenti dai posticipi, dal posticipo. Sì, perché all'intervallo Fiorentina 3, Genoa 0, le reti di Odriozola, di Biraghi e di Bonaventura, anche un rigore fallito da Vlahovic, quindi gara in discesa per la Viola, avanti 3-0, a te. Eravamo rimasti all'intervista del presidente Sebastiani, che ha detto se i giocatori tipo Galan e Rizzo non troveranno delle soluzioni, gireranno il campo. Riccardo, come andrà a finire secondo te? Gireranno il campo. No, Rizzo, secondo, beh, Rizzo per il comportamento che ha avuto e per le parole che ha avuto il presidente si vede che veramente forse merita di girare il campo. Galano secondo me è una questione proprio di testa, nel senso che è un supponente, passami questo termine, uno che pensa di aver inventato il gioco del calcio, pensa che la Serie C gli va stretta, in Serie B non ha mai fatto benissimo, là è un sogno e questo è il suo pensiero, e quindi qua non vuole giocare, lui pensa di essere un giocatore di categoria superiore, però alla fine non gioca né qui e a mio avviso neanche in qualche altra squadra. Andrea, cosa è successo con Rizzo? Ha postato qualcosa? Sì, ieri a 24 ore dalle dichiarazioni del presidente Sebastiani, ieri più o meno a mezzogiorno su Instagram, sul suo profilo ufficiale Instagram, è apparsa questa storia: buona domenica, e in mezzo boccuccia mia taci. Intendiamo un riferimento alle parole del presidente, che insomma non è stato tenero nell'intervista nei suoi confronti. Che vuol dire, Totò? Rispondo pure a Carlo. Io stimo De Risi, lo so che è un ottimo giocatore, però come lo presenti tu? Cioè, nel senso che è il giocatore che mancava al Pescara, è la stessa presentazione fatta quando è arrivato Rizzo, è il giocatore che mancava al Pescara. Quindi, no, ma che c'erano le caratteristiche? Cioè, non ho poi le caratteristiche. No, io ti parlo invece di un'altra cosa, che non sono le caratteristiche a fare una squadra, ti sto dicendo. Per cui, voglio dire, Rizzo non è che va via perché è arrivato tardi all'allenamento, perché è stata una sciagura in campo. Vuol dire, quello che doveva risolvere i problemi del Pescara non li ha risolti, probabilmente non solo per colpa sua, probabilmente il problema vero è la gestione di questa squadra. Io lo sto ripetendo da mesi, quindi non è che De Risi adesso può trasformare questa squadra, deve fare il suo come lo sa fare, però c'è bisogno che venga utilizzata la squadra, venga costruita in maniera tale, non con i piedi come è stata fatta il girone d'andata. Il problema vero di questa squadra è stata questa, ti ripeto, Rizzo è stato presentato come il giocatore che mancava al centrocampo del Pescara. È stata una sciagura in tutte le partite, sta sempre peggiore in campo, al di là di quello che ha fatto. Per quello ti voglio dire, il problema vero di questa squadra è capire se riesce ad avere quell'atteggiamento, quella personalità, quella marca che ha dimostrato solo nelle ultime due o tre partite del girone di ritorno, del girone d'andata. Carlo? E questo è il dramma. No, io non è che non sono d'accordo su quello che dice, però non sono d'accordo sul fatto che Rizzo era per caratteristiche, lui dice no, ma le squadre non si fanno con le caratteristiche. No, sì, no, quando tu fai una squadra, sì, scegli il giocatore per le caratteristiche che ti servono per quello che come vuoi giocare. Ti ripeto, le caratteristiche di Rizzo sono le stesse.
è stato presentato così, come no? È stato presentato in questo modo. Non sono gli stessi, sono giocatori completamente diversi. Vabbè. Poi ognuno. Permettimi di vederla a modo mio. Permetti di dirti che gli stai dando eccessiva responsabilità al giocatore? Ma l'hai presentato come quello che manca al Pescara. Scusami, Carlo, per quello che hai detto, io sto ripetendo solo quello che tu hai detto. Ma se lo vuoi risentire, te lo risento. Sì. Come caratteristiche? Solo quello. Come caratteristiche parlo? Non parlo, io mica vado in campo. Vabbè. Come caratteristiche? Vabbè, io caratteristiche no. Io parlo di caratteristiche. Però stiamo vedendo come andrà a finire con Galano e Rizzo, cioè gireranno il campo o no? Continueranno a girare intorno al campo? Ma non lo so, anche quello, voglio dire, il problema di Galano si sapeva prima che partisse il campionato, quindi la società doveva trovare un modo. Le stesse problematiche di quest'estate. Ma esattamente, uguale, quindi di che stiamo a parlare? Come la vedi dall'esterno questa situazione, Dario, con elementi che sulla carta dovrebbero, usiamo il condizionale, fare la differenza, invece sono dei pesi eccessivi anche a livello finanziario? È molto duro nel gestirlo, perché poi un giocatore quando ha un contratto pesante è difficile piazzarlo, quindi il giocatore si deve mettere in discussione e trovare una soluzione più pacifica sia per la società che per il giocatore, quindi non è una bella situazione secondo me. Vabbè, si è capito che ovviamente non faranno più parte della rosa, quindi l'ha detto anche il presidente, resteranno fuori con un preparatore che li farà allenare, però è una situazione pesante, no Carlo, per la società? Sicuramente, però penso che alla fine quella di Galano la risolvono facilmente. Non la risolvono? La risolvono. Secondo me sì, troveranno qualche club che prenderà il giocatore. Senti Davide, posso chiederti un tuo parere sul rendimento di questo giro in andata del Pescara, perché la Serie C ormai ha anche degli elementi che sfigurerebbero in altre categorie, si è abbassato un po' il livello e Pescara sta pagando anche questo fatto, sono arrivati dei giocatori che probabilmente non erano funzionali e queste rose molto ampie poi amplificano ancora di più le problematiche. Sì, quello che ha faticato a fare il Pescara è stato sicuramente la sua identità, ha faticato a trovare la sua identità perché alla fine rosa ampia, però poi in certe parti del campo non neanche troppo, perché a centrocampo si è rimasti più volte scoperti e a qualche volta si è dovuto adattare anche qualche altro difensore, qualche altro giocatore. Il mister vuole andare avanti col suo 3-4-3, penso, è emblematica la scelta di prendere De Risio, quindi io credo che, visto che il giocatore che è arrivato adesso dal Bari ha già avuto il mister, conosce quello che il mister chiede, quindi darà sicuramente una mano alla squadra. Poi ha caratteristiche che si sposano bene con quelle di Pompetti, per me può formare una buona coppia di centrocampo che a mio avviso fino ad oggi non ha avuto il Pescara, perché comunque cambiando gli interpreti oppure cambiando proprio il modulo non ha potuto trovare una quadra vera e propria, quindi adesso secondo me un'identità sarà più visibile. Ecco, molti sostengono che in questo giorno di ritorno vedremo un gran Pescara, perché si sono capiti gli errori fatti nel girone di andata. D'altronde nel mese di dicembre le cose stavano migliorando nelle ultime partite. Ecco, per proseguire quella scia positiva cosa serve? Riparto da te, Riccardo, e poi sento un po' tutti. Serve quella continuità che è sempre mancata, serve grinta, serve voglia di giocare, serve un allenatore che magari individua 11 titolari, 11 riserve e che fa giocare titolari e che non continua a cambiare ogni formazione di domenica. Serve tranquillità. Di quello che stava accadendo nelle ultime partite. Sì, gioco forza, poi alla fine ha messo non sempre gli stessi, ma ha cambiato meno di non come cambiava all'inizio. Serve anche che i giocatori abbiano un rendimento e a volte non si nascondano dietro la palla, perché succede anche questo, che un giocatore la domenica precedente fa una grande partita e la domenica dopo scompare dietro il pallone. Cioè, servono tante cose, però serve soprattutto quando andrai a incontrare le squadre bene o male del tuo livello, cioè dalla parte alta della classifica, non fare come abbiamo fatto quest'anno, che non abbiamo fatto un punto. Questo è il problema. Adesso abbiamo una serie di partite di squadre
mediamente medio facili, quindi qua devi fare punti per poi andare ad affrontare e soprattutto prepararti per quello che è il secondo campionato, quello dei playoff, che è un campionato totalmente diverso, tanto la promozione diretta è andata, concentrarti su questo, arrivare a maggio con quei 16-18 giocatori che ti possono garantire tutto quello che ho detto fino adesso. D'accordo, Carlo, con questa valutazione? Ma sicuramente bisogna creare quel gruppo, quell'alchimia che all'inizio è mancata, ma secondo me deve ritrovare quei giocatori che fino ad oggi non hanno dato niente. Dursi, Clemenza. Cioè, io sfido chiunque all'inizio dell'anno a pensare in un rendimento così negativo di 4-5 giocatori. Io posso capire di 1-2, non di 4-5. Durs, Clemenz, Galano, Rauti, De Marchi, che cosa hanno dato al Pescara? Niente. Se qualcuno avesse dato, se qualcuno avesse dato un gol a testa, probabilmente avremmo 6 punti in più oggi. Un gol a testa in più. Ma non è che non l'hanno voluto fare. No, è perché ci mancherebbe. Mica uno ripeto, il problema è la gestione di questa squadra. Tu mi hai elencato un sacco di giocatori che in effetti hanno reso meno del dovuto. Però noi a intermittenza abbiamo visto Clemenza che era il migliore in campo. E poi una volta era quell'altro. E poi quell'altro. E poi, come ha detto Clinco, facevano una partita e poi non giocavano più. Il dramma vero di questo girone non è per caso che stai 16 punti sotto alle prime, voglio dire. Il problema è stato gestito malissimo. Adesso andare dietro al salvatore della patria, io voglio capire cosa c'ha in testa l'allenatore e come la vuole gestire. A me è piaciuta la gestione delle ultime settimane del giorno d'andata, quando, guarda caso, ha dato spazio anche a dei giovani, in particolare a Veroli, a Diambo e credo a Chiarella, che merita lo stesso spazio. Ci sono diversi giocatori, per cui però è proprio un'inversione di rotta rispetto a quello che ha fatto finora. Sembra di capire che il pensiero di Carlo sia diverso, cioè no, sono non più è diverso, io dico che non è solo la gestione, che quando si sbagliano diverse cose insieme, non solo la gestione. Qualcosa è stato sbagliato nell'allestire la squadra, qualcosa è stato sbagliato nella gestione, qualcosa è stato sbagliato sopravvalutando alcuni giocatori. È stato un insieme di cose che ha permesso, non si è creato quel gruppo che si crea un gruppo vincente. Quando si crea un gruppo vincente, però Battistone dice che il gruppo invece c'è, è compatto e unito, detto da un giocatore. Però Valdifiori, da questo quando ha detto, a Pescara, non ha mai detto una parola fuori posto in nessuna intervista, in nessuna dichiarazione, in nessuna. Quindi non vedo perché adesso avrebbe dovuto dire una cosa completamente. Ma ti posso aggiungere una cosa, però scusa Carlo. Cioè adesso da quando è fermo il campionato si parla di mercato. Allora sì. Tu leggi i giornali tutti i giorni e vedrai che praticamente il Pescara segue sei attaccanti. Ma io non li leggo, sai perché? Perché i nomi che escono non li prendono mai. Quindi. No, non li prendono mai, però non è che se li inventano. Senti a me. Qualche cosa si inventano, perché però, se leggo Maldonado, se leggo i nomi che sono usciti, sono tutti nomi con caratteristiche che non c'entrano niente. Quindi, ma non lo so se li inventano, adesso è un'ipotesi che facciamo noi, perché non è valido, dovremmo chiedere ai giornalisti che lo scrivono. Secondo me, siccome c'è un rapporto intanto con i direttori sportivi, direttore sportivo del Pescara, con gli altri direttori sportivi eccetera, credo che ci sia, anche perché non è una novità, l'abbiamo visto pure in estate tutti i nomi che sono girati in quel periodo, voglio dire almeno 20-30 nomi, quindi non è quel il problema. È non capisco che tipo di mercato bisogna fare. Il mercato che bisogna fare deve sistemare Galano e Rizzo, punto. Non è dettato, è dettato sicuramente dalle uscite, le squadre di Serie A hanno 4 attaccanti più uno, noi abbiamo 9. 4 dico, qua sono scontenti. Diciamo per forza. 4 sono scontenti. Sì, ma ti voglio ricordare anche una cosa che a me non è mai andata giù e la ridico. In una partita a fine primo tempo ha tolto 3 attaccanti e ne ha messi 3. Quelli poi li devi gestire dopo. E questo probabilmente, che cosa gli dici quando cambi un intero reparto? Non sei come ha fatto dico l'Inter, un'altra squadra, che ti cambia i due attaccanti perché vince la partita tutti i 20 minuti. Cioè è una cosa tattica. Lui li ha tolti dicendo non mi sono piaciuti. Dario, sono queste delle problematiche difficili da superare? Ma io dico, Harry, quest'anno il Pescara non è che lo sto seguendo molto per il fatto... No, dall'esterno, senza entriamo nell'aspetto tecnico. No, vabbè, forse come ha detto Clingo, come ha detto De Leonardis...
e anche nella gestione dovrà essere bravo l'allenatore, perché la squadra, da quello che so, non è male. Esatto. Il gruppo c'è, non è una frase fatta di Valdifiori, sapevo che è un ottimo gruppo, però deve essere bravo poi l'allenatore nella gestione. E il direttore? Sicuramente il direttore che ti fa quelle dichiarazioni che ha fatto 15 giorni fa non è che fa bene all'ambiente. Cioè, perdonami, che qui siamo, che abbiamo tutti la memoria molto corta. Un direttore che va in televisione, davanti alle televisioni, che vedono tutti, e fa quelle dichiarazioni, crea un buon ambiente, non credo. A parte le dichiarazioni dovrebbe essere anche più operativo, perché qui... Ma assolutamente. Ora siamo arrivati al 17 gennaio, sì, c'è stata la rescissione di Valdifiori e l'arrivo di De Riso, che probabilmente dobbiamo ringraziare il procuratore che lo fa venire a Pescara e non da altre parti. Certo. No, no, vabbè, questo non è detto così, io, assolutamente. Questo tu è non devi... Ma va, il procuratore è per, oggi, per 100 oggi, euro da un altro, oggi, adesso cosa pensi? Ma scusa Enrico, ma... C'è una cosa fondamentale, cioè, che è l'indice di liquidità, quindi cioè, non si bene. Fanno delle uscite. Cazzo, frega lui. Però il presidente Sebastiani, Andrea, correggimi, non ha parlato di difficoltà sotto questo aspetto. No, ma mica perché c'è difficoltà economica, c'è l'indice di liquidità che è un'altra cosa. No, 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 sotto questo aspetto... Secondo me c'è problemi di lista proprio numerica. Sì, problemi di lista, è uscito Sanò. Però, quindi. Andrea, volevi fare qualche domanda? Poi in pubblicità, perché cosa poi dobbiamo parlare di licenza società. Pescara ha tenuto conto che le priorità sono le uscite, ma a livello di entrate cosa potrebbe fare il Pescara? Noi abbiamo sentito, o perlomeno ho letto su alcune testate, Matteassi, il DS, ha detto faremo probabilmente un attaccante esterno, un mancino che gioca a destra. Però il presidente, nell'intervista che ci ha concesso sabato, ha parlato dell'uscita di Marilungo perché è un centravanti che è chiuso nell'organico, però ha detto se faremo qualcosa sarà un attaccante centrale che magari può essere anche adattato sull'esterno. Quindi anche lì non si è notato il massimo della coerenza, tenuto conto che si va a togliere proprio Marilungo, che è quel tipo di profilo. Quindi in definitiva cosa serve veramente al Pescara, ammesso che la priorità è far però uscire alcuni giocatori? Se non riescono loro a fare un discorso diretto, figuriamoci noi che siamo fuori, e capirci qualcosa è un po' più difficile, perché come diceva Davide dipende tutto dalle uscite. Se non si liberano posti in lista, veramente, certo. Sì, tu chiedi le caratteristiche probabilmente dell'attaccante, certo, che deve arrivare, certo. Però dipende se parte De Marchi, se parte quello, se parte quell'altro. Inutile che facciamo tenuto conto che c'è un centrale integrati. Difensivo forte. Ma no, non lo so, cioè io, cioè, basta forse... che lo sappia Matteassi, a noi non c'è interessato. Capito, però tu poi allo stadio vedi la partita, vedi degli errori banalissimi e l'uomo della strada, quale sono io, ti dice va bene, però un centrale difensivo forte dietro non lo vai a prendere, piuttosto che un attaccante esterno col piede sinistro. C'era Minelli, ma Minelli non arriva perché non esce Frascatore. Vabbè. Forse ricerchiamo il quarto portiere. No, i portieri verranno confermati. Se ne vede tutte e tre, forse manca il quarto portiere. Come portiere siamo messi bene. Ma dai, per favore. Sotto questo aspetto. Andiamo in pubblicità e poi parliamo di società, perché il presidente Sebastiani, l'ho ribadito anche al microfono di Andrea Costantini, è sempre più vicino alla cessione del club. Va tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozioni e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California!
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 22:10 minuti, Andrea, abbiamo novità dal posticipo, sì, della Serie A. 4-0, ha segnato anche Vlahovic dopo l'errore dal dischetto nel primo tempo, dunque Fiorentina 4, Genoa 0, a te. Dario, tutto bene? Sì? Tutto ok. Perché vedo che sei interessato sempre a queste vicende del Pescara, sei rimasto legato. No, quello sei, sicuramente. Adesso ti faccio sentire l'intervista che Andrea Costantini ha realizzato con il presidente Sebastiani. Sai che si parla sempre di passaggio di società. Ecco cosa ha detto il numero uno della società biancazzurra. Non ho incontrato nessuno a Parma. Chi vuole comprare Pescara sa dove sta Pescara e quindi dovrebbe venire a Pescara, non in altri posti. E quindi, però, siccome le trattative le sto portando avanti io in prima persona e sono trattative molto serie, io mi auguro che nel brevissimo tempo possa concludere una di queste, che significherà o rafforzare la società o sostituire completamente Sebastiani. Ecco, quindi lei ha invitato qualcuno a Pescara per i prossimi giorni? Ma sì, vedremo nei prossimi giorni qualcosa succederà. Se ci può dire anche la provenienza di questi investitori, di questi gruppi, perché da come parla sembra che ci siano più fronti aperti. La provenienza sono sempre persone che stanno nel mondo, che sono già nel mondo del calcio, non sono chiaramente italiani, perché in Italia abbiamo fatto scappare fior fiori di imprenditori dal calcio, quindi evidentemente non è così amato questo mondo. Però invece negli altri paesi, soprattutto in America, questo sport è amato, ma è amato anche perché hanno una cultura diversa e una visione diversa dello sport. Ma siccome ho visto che tra Cesena, Pistoiese, squadre dello stesso girone del Pescara, proprietà chi dall'America, chi magari dalla Germania, si sente sempre parlare di Inghilterra, sono questi un po' i fronti probabili? Sì, ma tanto sono. In questo momento questo paese ha un appeal importante nel calcio per quei paesi lì, quindi speriamo che anche il Pescara possa cogliere questa opportunità, perché questo significherebbe in prima battuta rafforzare la società molto e poi probabilmente magari ci sarà un periodo di interregno nel quale, per garantire queste persone
il sottoscritto dovrà rimanere per il direttore generale, ad esempio. Ma io posso rimanere pure come usciere, l'importante è che garantisca loro che quello che gli stiamo raccontando è vero, e quindi è giusto che sia anche così, perché io la faccia ce l'ho sempre messa e ce la continuerò a mettere. Mi auguro, certo, se trovassi uno che mi dice vabbè, eccoti 100 euro per il Pescara, per te, per quello che sia, vattene via, sarei il più contento, ma purtroppo non è così semplice. Però stiamo lavorando per cercare di dare un futuro importante al Pescara. Carlo Di Renzo, che sensazioni ha? La sensazione è che questa volta il presidente possa essere la volta buona per magari, come dice lui, rafforzare la società o provare a passare la mano. Probabilmente ha dietro qualcuno, qualche trattativa che sta cercando di portare a termine. Davide, dall'esterno così, che ti sembra? No, che ci siano veramente le fondamenta per fare qualcosa di importante. Ce l'auguriamo tutti a Pescara, perché una piazza come Pescara, anche come l'abbiamo vista negli anni prima del Covid, comunque con poca gente allo stadio, con pochi risultati, è un peccato vederla, quindi mi auguro sia qualcosa che possa soltanto migliorare la società e la squadra. Riccardo. Credo che rimanga come presidente, che lui abbia dei contatti probabilmente con qualche fondo che gli garantisce qualche soldo, e l'ho visto anche un po' più tranquillo, però il fatto che lui passi la mano ad un'altra cordata non credo, io penso che rimanga lui, ma credo che lui stia portando avanti degli investitori, questo è importante. Quindi ci sarà, secondo te, Totò, non so che notizie hai, te lo chiedo adesso in diretta perché non ci sentiamo prima, quindi che sensazioni hai anche tu? No, io informazioni che avevo più o meno sono collimano con quello che ha dichiarato, sto sentendo adesso il presidente, cioè che ci sia un contatto vero, che ci sia la possibilità che lui resti ancora, perché l'ha detto tra l'altro lui, era quello che io sapevo. Un periodo di interregno. Una specie di interregno. No, quello che non mi piace è quando dice che in Italia abbiamo fatto scappare fior di investitori, come se questi che arrivano, ha parlato di fondi americani, inglesi, non so quale, venissero qui per fare beneficenza. Sicuramente non è quello il problema, è che probabilmente che chi ha gestito sopra in Italia le varie società spesso ha fatto un buco nell'acqua. Uno dei problemi veri del calcio italiano credo che sia proprio quello, la gestione, anche qui la gestione di chi l'ha gestita. Quindi non lo so, io spero appunto che possa coincidere l'interesse con la voglia di fare calcio, perché non è che gli americani sono diversi, voglio dire, loro, se andiamo a vedere l'esempio dell'NBA, ma anche del calcio americano, sono impegni seri, voglio dire. Ecco, come diceva prima Andrea Costantini, società tipo Cesena, Lucchese hanno cambiato proprietà, arrivano dall'estero. Cioè, è un fatto positivo, lo chiedo a Carlo, di avere questo supporto che al momento sembra di grosso interesse, poi però c'è sempre un punto interrogativo. Certo. Il problema è che oggi fare calcio in Lega Pro è veramente difficile, sono quasi soldi buttati, a meno che vinci i campionati e riesci a risalire la china. Trovare oggi allestite squadre di Lega Pro che in una gestione di un anno 3, 4, 5 milioni diventa veramente un bagno di sangue. È chiaro che trovare dei fondi o dei gruppi che riescono ad investire è sicuramente un bene. Se poi questi fondi vogliono portare in alto, sono gruppi seri che lavorano, rilanciano il marchio, lavorano sul settore giovanile, lavorano sulle strutture, sugli impianti. Ecco, l'ipotesi anche dei lavori allo Stadio Adriatico può essere un motivo di interesse in più. Ma è chiaro, oggi se tu vedi all'estero, tutti i grandi stadi hanno centri commerciali, hanno strutture che gli permettono di riscuotere affitti e di andare avanti. Questa è una cosa ormai risaputa, insomma. Cioè, è un fatto positivo. Beh, è chiaro, per pescare. Sicuramente, se le persone cambiare per cambiare serve a poco, no? Perché poi. Però è bello, perché siamo stati 12 anni a criticare, adesso che ci sta una piccola, qualcuno dice no, ma sai, se cambiamo chi viene, chi non viene, se... ma lui ha ribadito, succede sempre così, lui però ha ribadito che prima di lasciare, Sebastiano, così come è successo per Sibiglia, no? Il calcio è questo, lui ha sempre detto che lasciare il Pescara in buone mani, questa è la cosa più importante,
sicuramente lui a livello economico ne sa più di noi, e vedremo che succede, insomma. E tu credi che possa essere la volta buona? Da come parla lui, sì, sembra abbastanza sincero nel dire questo. Che dubbi hai? Nessuno. Quindi tu sai più di noi? No, assolutamente sì. Quando è andato via Sibilia ti è dispiaciuto andare a te dal Pescara? Sì, sì, perché non è stato mai compreso per tutti i sacrifici che ha fatto del calcio veramente il presidente Scipiglia. Poi tu eri un gioiello di quel gruppo di Giulianova, no? Sì, sì, vabbè. Un po' il figlioccio. Sì, lui strava idea perché, vabbè, io ero un giocherellone, capito? Lui piaceva la gente positiva. Però mi dispiaceva che lui spesso mi parlava, diceva, soffriva, dice qua ha portato Carnevale, Borgonovo, Junior, Dunga. Poi c'è stato un periodo che ci ha rimesso, mi sa che stava in quel periodo 25-50 miliardi sotto, non capiva perché tutta questa cattiveria nei suoi confronti, nonostante lui, mi sa, nella storia del calcio ha portato il top di giocatori. Però lì ci fu l'errore poi di fidarsi di Paterna successivamente. Io quello poi non so, fu bravo a prendere gli agoni che gli risanò un po' i debiti, però dopo Paterna, succede sempre così, quando trovi le brave persone che fanno del bene al calcio vengono contestate, poi quando arrivano... Quindi questo 2022 può essere, lo chiedo ancora a Toto Riccardo, l'anno di una svolta societaria? Secondo me sì, c'è la possibilità. Magari... Tu sai anche Totò, però no, non puoi no, dire. No. Tutto. Quello che sapeva l'ho detto, da fonti vicine al Presidente, più o meno quello che ho sentito poi, le dichiarazioni sue, che ha reso, quindi credo che ci sia questa possibilità. Chiaramente anche il fatto, cioè, che lui possa restare per 1 o 2 anni, quindi bisogna capire poi come funziona, insomma. Ecco. Poi capire chi sono questi famosi investitori, perché non è, quando si parla di fondi arriva... poi è difficile anche inquadrarli, intracciarli eventualmente. Anche perché, no? Vorrei dire, abbiamo l'esempio che so degli americani della Roma che sono scappati via dopo che non hanno fatto lo stadio, per dire, insomma, cioè, è anche un po' rischioso questo tipo di... Riccardo, poi chiudiamo questa parentesi. Sarà l'anno della svolta? Dario ha detto che Scipiglia ha portato tanti, ha fatto anche dei nomi importanti. Questo presidente ha portato Insigne, Verratti, Immobile, Perin, tutti i giocatori istante, tutti i giocatori che giocano attualmente in nazionale. Quindi io tutte... La domanda è, ce l'ha della svolta? Io spero di no. Spero di no. Spero che arrivino finanziamenti. Spero probabilmente che venga un allenatore, un direttore diversi. Magari in questo spero. Non spero che intanto vada via Sebastiani o rimanga Sebastiani. Spero che la società sia una città solida e io credo che lui voglia trovare soldi che in questo caso servono e penso che questo lui ci sia vicino. Torniamo invece alla realtà del calcio giocato, la Serie C riprende sabato, abbiamo già fatto un'analisi prima durante la pubblicità dei 3 gironi, Reggiana e Modena si contendono il primo posto nel nostro girone. È una Serie C ormai che ha già dato dei responsi, o almeno li sta dando, su Tirol nel girone A, Reggiana e Modena e Bari nel girone C. Davide? Sì, io da un paio d'anni che dico... Tu hai fatto anche il girone A? Sì, esatto, no? Avendoli fatti tutti e tre io li ho fatti tutti e tre. Ah, tutti e tre. Sì, sì, quindi... Il più difficile quale resta? O sono difficoltà diverse nei 3 gironi? Sono molto equilibrati tutti e tre, sono difficoltà diverse, perché... Io ho avuto la fortuna, tra virgolette, di giocare nel girone C senza pubblico, quindi non posso dire quanto questo ha inciso nelle prestazioni, che comunque so essere la cosa principale e l'ostacolo più grande magari quando vai a giocare in degli stadi importanti e caldi come al sud. Però io credo nel lavoro del Sud Tirol, perché da anni che crea delle basi veramente solide per poter ambire a qualcosa di grande e anche a mantenere una possibile Serie B, secondo me. Poi c'è il Padova, che è anche una grande squadra, però con più problemi, meno solida, mi sembra, a livello societario, a livello comunque ci sono sempre tanti giocatori. Invece il Sud Tirol mi dà l'idea proprio di una squadra con una mentalità, una società con una mentalità vincente, nel senso che organizza le cose, fa le cose fatte bene per puntare veramente a salire di categoria. Poi c'è il Bari e forse penso sia l'anno giusto per il Carlo Bari. Chi ti sta sorprendendo in Serie C, anche come allenatore oltre che come squadra?
Come allenatore Diana, perché secondo me se inverti allenatore in Modena e Reggiana, Diana della Reggiana. Diana, perché secondo me se inverti gli allenatori Diana e quello del Modena e Tesser, secondo me con la rosa che c'è il Modena starebbe più avanti. Secondo me sì. Scusa, però, se Diana fosse allenatore del Pescara cambierebbe qualcosa? Bisogna vedere con la squadra che ha trovato se riusciva a fare qualcosa. Sicuramente io parlo come allenatore, a me mi ha dato della sensazione di essere un allenatore molto capace. E non è il primo anno che... E poi chi si è confermato è Colavitto, sta dimostrando che è un allenatore che forse questa categoria gli va stretta, perché con giocatori di bassissimo profilo con 2 anni è riuscito a creare delle cose importanti. E gli attaccanti sconosciuti, a parte Fagioli, ma Moretti veniva dalla Serie D, Rolfini veniva dalla Vibonese che non aveva fatto bene, e Berardi, Del Sole veniva anche lui da annate non brillantissime, e sta dimostrando di essere un allenatore che in mezzo al campo gioca con dei giocatori, mi sembrano abbastanza normali, tutti giovani, Deramo, Iannoni, Del Carro, tutti i giocatori che in altri posti. Quindi l'ancora come sorpresa di squadra. A me, secondo me, come sorpresa di squadra è quella che mi ha sorpreso di più in assoluto, e anche a livello di gioco, perché è una squadra che ogni volta che la vedi ti dà la sensazione di una squadra che attacca tanto, che ti dà comunque da gusto a vederla giocare. Tu dici con la Vitto Diana sono allenatori che vedremo presto in altre categorie. Secondo me sì, in questo girone sì, sono quelli che in questo girone mi hanno stupito di più. Dario, era più facile per te, per le tue caratteristiche, giocare più su campi infuocati, che ne so, nel girone C oppure in altre piazze? Beh, io ho fatto tutto il girone centro-sud, tra Giulianova, San Benettese, Pescara, quindi il nord non l'ho mai visto. Però un anno che stavo a San Metto ho fatto il girone A e mi ricordo il presidente, che era un certo Venturato, brindammo: girone A, 20 spettatori, andiamo a giocare a Fiorenzuola, non mi ricordo, tutte piazze 30, 40 persone, ma vinceremo il campionato. Ci siamo salvati all'ultima giornata. Cioè, quelle la palla giocano. Il pubblico non fa gol. No, non fa gol. Quando giochi a calcio è tutta un'altra cosa. Invece al sud la mentalità c'era, le gomitate, i cazzotti sotto, le risse dentro i sottopassaggi. Quindi... Ti trovavi meglio al sud tu? Meglio no, perché ero piccolino, a volte scappare, a volte la palla non la prendevo proprio, che quelle, o prendevo la palla o prendevo la tipica. Adesso sono cambiate le cose, si gioca. Sì, adesso è più facile, ci sono molte televisioni, quindi le cattiverie che c'erano una volta adesso non si trovano più. Però al nord la palla... Baldini che torna a Palermo ti sorprende? Tu l'hai avuto a Carrara? No, non mi sorprende per la bravura dell'allenatore. Era un po' uscito dal giro pure lui, però è un allenatore che davvero fa dell'intensità e della tattica, cioè del gioco offensivo, le sue prerogative. E io mi ricordo quando ero a Carrara che andavamo veramente sempre forte in tutti gli allenamenti, ci teneva tantissimo. Poi è una persona un po' particolare, quindi... è difficile gestirla, questo sicuro. Che poi in questa Serie C troviamo un po' di tutto, troviamo da Zeman, Baldini a allenatori emergenti. Cosa conviene fare? Affidarsi ad uno con idee innovative oppure a questi allenatori un po' andati? Carlo? Dipende innanzitutto dai contratti che ti porti dietro, perché se hai... No, uno deve scegliere l'allenatore. Deve scegliere l'allenatore, ma in base anche ai giocatori che hai sotto contratto. La squadra, sì. È chiaro, sicuramente hai dei giocatori sotto contratto all'inizio dell'anno. In base a dei giocatori che hai sotto contratto. Le squadre che retrocedono, soprattutto. Io parlo di una situazione normale. Ma io sono sempre uno che piace puntare su allenatori emergenti, però non faccio il presidente, quindi... Sì, Andrea. Effettivamente le classifiche sono guidate da allenatori emergenti, sì. Perché al di là di Tesser che se la sta giocando, però c'è Diana la Reggiana, Javorcic con il Sud Tirol e Mignani con il Bari, sono 3 profili giovani ed emergenti. Quindi ragione Carlo, conviene puntare una lettura condivisibile, non sull'usato Riccardo. Però hanno già avuto esperienze in Serie C, cioè non sono proprio emergenti, diciamo. Cioè sono già fatti per la categoria. Poi con i giocatori giusti,
per il loro gioco emergono. Diana, già Renate, esatto, aveva dimostrato, aveva fatto benissimo con una squadra mediocre. Esatto. Però Henry, la fortuna di un allenatore è anche il direttore sportivo, perché io ti dico, voglio giocare il 4-3-3, 4-4-2, e il direttore sportivo che mi prende i giocatori adatti e bravi per quelle caratteristiche. Se io ti dico il 4-3 e poi i giocatori il 4-3 non sanno fare. Ma Colavetto è sicuramente un ottimo giocatore, ma è anche bravo il direttore sportivo, che conosco bene. Come no, assolutamente hanno creato quell'alchimia loro due. Ma Micciola è uno che, capito, sa scavare. Sì, ma scherzo. Uno... Questo per quanto riguarda il Pescara, con tutti gli errori che ha potuto commettere Auteri, no? Che è sotto gli occhi di tutti, lo stesso poi l'ha ammesso, perché sotto questo aspetto lui è un uomo vero. Qui è stata assortita una squadra non bene, quindi le responsabilità, parlo dell'allestimento della squadra, sono, come dice Riccardo, più del direttore sportivo, o no? Dario? Sì, poi giustamente il direttore sportivo e l'allenatore si devono conoscere, devi sapere, sì. c'è anche un'alchimia tra di loro, perché io ti voglio un attaccante in un determinato modo, e il direttore sportivo lo prende in un altro modo, e poi le cose in campo si vedono. Totò, vuoi aggiungere qualcosa? Ma aggiungo qualcosa, io credo che... A meno che Auteri abbia detto mi vai a prendere Rizzo, mi vai a prendere ma sì, ma Totò, difatti, mi vai a prendere quello che ti volevo dire io è questo, perché io credo, non credo che Matteassi non ha operato da solo, come non lo sta facendo adesso. E adesso che vediamo? La punta può essere un esterno piccolo o un centrale. Quindi c'è la stessa confusione di prima fatta da Matteassi e il suo allenatore, voglio dire. Questo è cambiato molto. Gli stessi errori le stesse problematiche di quest'estate. Esattamente, secondo me. Però un conto se Auteri dice mi vai a prendere Di Renzo e Matteassi porta Di Renzo, però se Auteri dice mi porti una punta, esatto, e Matteassi porta un nome, se non rende quel nome la colpa è limitatamente di Auteri. Si può pure stare che l'allenatore gli dica o mi prendi uno piccolo o mi prendi uno grande. Sì, però la scelta. Io credo che sia la scelta fondamentale, l'idea. Henry, per non sbagliare dovevi prendere Zeman e Pavone, quelli non sbagliano mai, fanno quella, sempre quella squadra, sì, Pavone fa quello e Zeman fa quello. Sarà stagionato. Li abbiamo però, avuti anche qui quello, Zeman e Pavone, qualche errore l'hanno commesso. Sì, però voglio dire, anche a Foggia c'è chiarezza, voglio dire, sì, come vogliono impostare la squadra, capito? Andrea, che novità abbiamo per sabato, per questo ritorno in campo dopo un mese? Si è giocato il 22 dicembre ad Ancona, si torna a giocare sabato 22 con l'Aquila Montevarchi alle 14:30. Con la giornata sabato completo, sì. Pescara e Teramo in campo alle 14:30, anche se domani ci sarà un piccolo antipasto, perché si recupererà il match della prima di ritorno che non si giocò il 22 di dicembre, Lucchese Imolese alle ore 18, quindi classifica in pari quando poi le squadre torneranno in campo sabato alle 14:30. Chiaramente torneremo anche noi con la nostra lunga diretta a partire dalle 13:30. Davide, in questi 13 giorni ovviamente ti auguro, ce lo auguriamo tutti, che riesci a trovare una soluzione. C'è qualche possibilità? So che è cambiato anche agente, quindi si sta muovendo qualcosa? Secondo me tu ti sei sempre allenato, sempre, quello sì. Il mercato di gennaio alla fine si muove sempre verso la fine, quindi è importante l'ultima settimana. Tu potresti andare anche dopo, no? Spero proprio vivamente, no? Se è 3 febbraio non c'è problema, no? Sì, esatto. Però infatti credo che alla fine poi si vadano a ricercare anche quei giocatori che magari, anche se sono stati fermi, comunque possono essere utili, perché prima si vedono i giocatori che scendono dalla B e che hanno intenzione di scendere dalla B, poi ci sono gli scambi tra la categoria e poi magari si valutano anche i profili come il mio, e spero che possa venire il prima possibile. Carlo, che consiglio vuoi dare a Dario? Ma sicuramente non ha bisogno di consigli, insomma. Lui è un ragazzo. Di continuare solo ad allenarsi, farsi trovare pronto, perché appena gli capita l'occasione, quella di cacciare tutta la fame possibile per ritornare magari in categorie che merita. Dario, questa esperienza all'Aquila a te e a Federico Giampaolo cosa ha insegnato? Non si finisce mai di imparare. Abbiamo fatto gli errori sia noi come staff che anche con la società, ci siamo lasciati in modo tranquillo. Con massimo rispetto, però fa parte del. Però siete pronti a ricominciare sempre? No. Vedremo, io non è dipende che. Dal progetto. Sì, io non è che sono legato. Con Federico c'è un rapporto d'amicizia, abbiamo giocato insieme, amici di infanzia. Vorresti allenare anche da solo se ti capita? No, io non l'ho mai voluto fare, Enrico. Non mi è mai piaciuto fare allenatore in prima, quindi ho avuto quel percorso sempre da allenatore
e poi ultimamente con Otto da collaboratore, quindi non ho questa passione, mi piace fare più il secondo, poi se capiterà qualcosa di buono vedremo, altrimenti. Va bene, in bocca al lupo a tutti e due. Sì. Grazie. Dario, sì, Andrea. Una curiosità, perché per sì. Ex compagni di squadra di Davide è davvero una bella serata. Fiorentina avanti 6-0 sul Genoa, un gol di Torreira di testa e due gol per Biraghi addirittura. Beh, sono compagni bravi, no? Beh. Torreira soprattutto. Sì. Ma pure Cristiano. Torreira di testa. Anche sì. Biraghi, che qui era fischiato, poi è arrivato anche in nazionale. Vabbè, questo è un altro discorso. Grazie a Riccardo Clinco, grazie a Dario Di Giannatale, grazie a voi, Leonardis, grazie a Davide Vitturini, grazie. Spero di vederti in campo al più presto, grazie a Carlo Di Renzo, grazie, ci sarà a voi. Un bel periodo di lavoro adesso, sì, che tu hai manca organizzato poco. Tutto, sì, sì, hai fatto quasi tutto. Quasi tutto. Complimenti. Grazie Andrea Costantini, ciao, Maurizio Daguini in regia, Loris Bennato in telecamera, e ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.